Il mistero della scomparsa di Fuzzi. Voi avete degli amici? È bello avere degli amici. Fuzzi Bruco era un amico fedele. Era amico di tutti gli insetti del giardino. Fuzzi era amico della signora Coccinella. La signora Coccinella viveva tra i fiori del giardino. Con lei Fuzzi giocava tra i fiori. Fuzzi era amico di Cavalletta che viveva nell'erba del giardino. Insieme Cavalletta e Fuzzi si divertivano a mangiare l'erba. Fuzzi era amico di Scarabeo. Anche Scarabeo viveva nel giardino. Viveva presso il grande albero. Fuzzi e Scarabeo andavano su e giù dal grande albero. Ah, che divertimento! Tutti volevano bene a Fuzzi, lo apprezzavano così com'era. Non cambiare mai, diceva la signora Coccinella. Rimani come sei, diceva Cavalletta. Sii sempre te stesso, diceva Scarabeo. Che buoni amici, diceva Fuzzi. Mi piace vivere nel giardino, non me ne andrò mai. Ma un giorno accadde qualcosa di strano. Nessuno vedeva più Fuzzi in giro. Fuzzi era scomparso. Dov'era finito? La signora Coccinella ne sentiva la mancanza. Andò a cercare il suo amico. Fuzzi non stava giocando tra i fiori. Che cosa è successo a Fuzzi? Chiese la signora Coccinella. Cavalletta non aveva visto Fuzzi e si mise a cercare il suo amico Bruco. A Fuzzi piace molto mangiare l'erba, disse Cavalletta. Ora è sparito. Tutto ciò è molto strano. Anche Scarabeo cercava Fuzzi. Andò su e giù dal grande albero. Scarabeo vide qualcosa di strano, ma non Fuzzi. Cosa sta accadendo? Chiese Scarabeo. Scarabeo andò da Cavalletta. Fuzzi è scomparso, disse Scarabeo. Cavalletta rispose, sono alcuni giorni che non si vede in giro. Sono preoccupata per lui. Scarabeo e Cavalletta andarono dalla signora Coccinella. Fuzzi non si trova tra i fiori, disse Scarabeo. E nemmeno nell'erba, e neppure dalle parti del grande albero. Fuzzi il bruco non è più nel giardino. La signora Coccinella sembrava preoccupata. A Fuzzi piaceva il giardino, disse. Diceva che non sarebbe mai andato via. Questo è un mistero. E questo mistero deve essere risolto, disse Scarabeo. Ma chi lo può risolvere? Chi? Disse la signora Coccinella. Chi può risolvere il mistero della scomparsa di Fuzzi? Solo l'ispettore Formicone. L'ispettore Formicone? Chiese Scarabeo. E chi è? È uno che risolve i misteri, rispose la signora Coccinella. L'ispettore Formicone troverà Fuzzi. Gli insetti andarono a trovare l'ispettore Formicone. Siamo preoccupati, disse la signora Coccinella. Fuzzi il bruco è scomparso, disse Cavalletta. Può trovare il nostro amico? Chiese Scarabeo. L'ispettore Formicone annuì. Risolverò il caso, disse. Verrò al giardino a fare un'ispezione e cercherò degli indizi. L'ispettore Formicone li seguì fino al giardino. Guardò e ispezionò tutto. Che bel giardino, disse. Che strano mistero. L'ispettore cercò indizi per giornate intere. Poteva risolvere il mistero? Dov'era Fuzzi? L'ispettore Formicone andò da Cavalletta. Dove hai visto Fuzzi per l'ultima volta? Le chiese. Cavalletta rifletté. Pensava all'amico scomparso. Cavalletta disse, l'ultima volta che l'ho visto era nell'erba. Stava mangiando tantissima erba. L'ispettore Formicone annuì. Questo è un indizio, disse. Poi l'ispettore Formicone si avvicinò al grande albero. Andò a trovare Scarabeo. Oggi hai visto Fuzzi sull'albero? Chiese l'ispettore. No, rispose Scarabeo. Ma l'altro giorno ho visto una cosa strana. Sull'albero c'è qualcosa di strano. Scarabeo salì sull'albero e l'ispettore Formicone lo seguì. La strana cosa non è come prima, è cambiata, disse Scarabeo. La prima volta che l'ho visto era chiusa, ora è aperta. L'ispettore Formicone guardò da vicino la strana cosa, poi annuì. Questo è un indizio, disse. Scese dall'albero insieme a Scarabeo. L'ispettore Formicone si avvicinò ai fiori. C'erano Cavalletta, Scarabeo e la signora Coccinella.
Cavalletta stava saltando. Scarabeo sembrava preoccupato. E la signora Coccinella stava gridando: «Ispettore! Ispettore! Ho visto qualcosa di strano! Ispettore!» «Che cosa hai visto?» chiese l'ispettore. «Ha visto uno strano insetto!» disse Cavalletta. «Era un insetto molto buffo!» disse Scarabeo. «Si trovava in mezzo ai fiori!» disse la signora Coccinella. «E dov'è lo strano insetto?» chiese l'ispettore. «Le è sfuggito!» rispose la signora Coccinella. «È volato via!» L'ispettore Formicone annuì. «Questo è un indizio, un ottimo indizio. Penso di sapere dove si trova Fuzzi.» L'ispettore Formicone se ne andò. Gli amici si guardarono l'un l'altro. Il mistero era stato risolto? Dov'era Fuzzi? Il giorno dopo era il grande giorno. L'ispettore Formicone riunì tutti gli insetti. «Il caso è risolto», disse. «Ecco che cosa è accaduto». La signora Coccinella guardò l'ispettore Formicone. Anche Scarabeo e Cavalletta lo guardarono. «Fuzzi ha mangiato un sacco di erba», disse l'ispettore Formicone. «I bruchi mangiano molto quando stanno per trasformarsi». «Ma Fuzzi non voleva trasformarsi», pensò la signora Coccinella. «Gli amici non cambiano mai», pensò Cavalletta. «Fuzzi resterà sempre Fuzzi», pensò Scarabeo. L'ispettore Formicone proseguì. «Fuzzi è salito sull'albero», disse, «e si è costruito una speciale casetta in cui entrare prima di trasformarsi. È quella cosa strana che abbiamo visto sull'albero». «Ma Fuzzi non era lì dentro quando abbiamo guardato», disse Scarabeo. L'ispettore Formicone annuì. «E allora dov'è Fuzzi?» chiese la signora Coccinella. «È lassù», disse l'ispettore. Gli insetti guardarono su. Ecco lo strano insetto di prima. Si trovava su un fiore e poi volò sull'erba. «Fuzzi il bruco se n'è andato», disse l'ispettore Formicone. «Ma qui c'è Fuzzi la farfalla. Questo è Fuzzi, ma ora è una farfalla». «Quello non è Fuzzi», disse la signora Coccinella. «Non gli assomiglia per niente», disse Scarabeo. Cavalletta si mise a saltare. «Il mistero non è risolto», disse. «Sì, invece», disse la farfalla. «Sono io, Fuzzi. Sono ancora vostro amico. Il mio aspetto è cambiato, ma io no». La farfalla guardò la signora Coccinella. «Mi piace ancora giocare nell'erba», disse. Poi si avvicinò a Scarabeo. «Possiamo andare su e giù dall'albero», disse. «Ci divertiremo». Cavalletta guardò la farfalla. «Mangi ancora l'erba?» chiese. «No», rispose la farfalla, «ma l'erba mi piace. Possiamo giocare nell'erba». «Sei Fuzzi!» gridò Cavalletta. «Un amico può cambiare e rimanere simpatico lo stesso», disse la signora Coccinella. «Ti vogliamo bene così come sei», disse Scarabeo. «Che buoni amici!» disse Fuzzi la farfalla. Mi piace vivere nel giardino. Non me ne andrò mai!» «Urrà!» gridarono gli amici di Fuzzi. «Il caso è chiuso», disse l'ispettore Formicone. «Il mistero è risolto». Thank you.
never mind that cloud, behind that cloud you'll find a golden rain. Oh, well, life is a way. See the light of head, and the moon light of head, and when you... Sono andato al campeggio. Zaino, tenda, coperta. Buongiorno, buon uomo, che cosa sta facendo? Buongiorno, ragazzo. Penna, tipo, fiammiferi. Oddio, ragazzi, che cosa vedono i miei occhi? Un campeggiatore! Brandina, cuscino, canna da pesca. Abbiamo tutto l'occorrente, quindi partiamo. Perché dici partiamo? Io ci vado da solo, capito? Da solo! È chiaro, da solo! Il campeggio, che emozione! Si pescano uccelli, si va a caccia nei boschi, animali feroci! Una volta ho perfino preso un orso a mani nudi, mi chiamano il piccolo cacciatore! Forse ho dimenticato qualche cosa. Forse la pipa! Oh sì, la pipa, certo, la pipa, sì! Beh, andiamo a prenderla! Ehi! Ehi, vieni con me! Conosco io quella scorciatoia per le montagne. Questa sì che è la natura! Senti il canto degli uccelli, guarda gli alberi, senti come fresca l'aria, fai un bel respiro profondo. Guardi i fatti, gli alberi, gli uccelli, i fiori, che cosa vuoi di meglio dalla vita? Ehi! Ti sembra questo il modo di piantare la tenda? Piantare la tenda, tirare la corda.
sto cercando aiuto! Fammi uscire! Ma guarda che cosa hai combinato! Hai rovinato tutto! Dove dormirò questa notte? Me lo spieghi, Rapsadin? Viene Gitardi, stai calmo! Tutto quello che ti occorre è una bella amaca! E due rami! Eccoli qui! Dove puoi riposarti finché vuoi! Se pensate che il vecchio Recall avesse paura, vi sbagliate! Li ho sconfitti tutti quanti e vi prendo un solo colpo della mia poderosa spada! Ehi, ehi, aiuto! Grazie, aprite! Oh, che cosa vedo? Avete forse paura di aprire il portone? Questi sudditi non assomigliano certo al loro prode re, che sarei io, è ovvio! Perciò aprirò io il portone! Chi è là? Oh, che simpatico! Come ti chiami? Io sono il gatto Felix, e voi chi siete? Non mi conosci, sono il grande Recall! Sono potente e famoso perché non temo niente e nessuno! Come, nemmeno i fulmini? Nemmeno! Anzi, ricordo un terribile temporale con fulmini apocalittici! Sua maestà è particolarmente loquace oggi, non si può stare un momento in pace! Sua maestà è un tremendo scocciatore, ecco la mia opinione! Ma io non ho avuto certo paura! Ah, il grande Recall non ha mai paura di niente e di nessuno! Sono stato un fantasma! Io non credo ai fantasmi! Perché non facciamo sgonfiare quel pallone gonfiato? Su, divertiamoci un po'! Buona idea, ragazzi, andiamo! Mettiamoci subito al lavoro! Back to back,
No. Mario, il grande Recall! Non esistevamo, caro Recall. E poi se c'è qualcuno qui che non ha paura di niente e di nessuno, quello sono io! Mario! Non temo niente e nessuno! Ecco fatto. Vediamo di fargli assaggiare la stessa medicina che lui rifila a tutti. Ma il grande Recall! Non temo niente e nessuno! Aiuto! Ma io, il grande Recall! Aiutatemi! Pietà, perché fate questo proprio a me? Sono sempre stato così buono! Basta! Fermala! Torna indietro, torna subito qui! Io sono andato! Ti ho detto di lasciarmi andare! Oh, è sparito! Oh, che idea! Via! Siamo salvi, maestà! Bravissimo! Io non temo niente e nessuno! Ma stai un po' zitta! No, finalmente ci siamo sbarazzati di tutti questi fantasmi che infestavano il castello! Noi non abbiamo paura di niente! Noi non abbiamo paura di nessuno! Ci pensa proprio, allora avanti! Mio caro ragazzo, è stato un vero piacere sconfiggere i fantasmi assieme a te. Ecco perché ho deciso di nominarti Principe Felix. Noi insieme siamo più forti di tutti. Recall non ha paura di niente. E di me,